Che bella bionda, che occhi celesti, che faccia tonda, che bei gesti. Mi guardò un poco, poi chiese in fretta che le accendessi la sigaretta. Io le offrì un cerino. No, disse, vorrei un fiammifero svedese perché sono nata in Danimarca e voglio dare impulso al commercio dei paesi scandinavi. In Danimarca? Non ci credo. Si sbottonò e mi fece vedere la sua Danimarca di fabbrica. Allora pensai, qui ci si imbarca per un viaggetto in Danimarca. E la portai nella stanzetta per fare una danimarchetta. Le dissi allora, bionda piccina, se tu sei proprio Copenaghina, fammi vedere se sei cortese, come si ama alla danese. Sospirò un poco e poi mi disse, le donne dei paesi nordici amano molto differentemente da quelle dei paesi sudici. Vieni, te lo dimostrerò. Senza bisogno d'una barca, feci un viaggetto in Danimarca, ma poi mi accorsi a mie spese che era una danimarchese. Allora le dissi, oh mia danese, ci rivedrei in quest'altro mese. E la mi dette l'appuntamento, al quale andai tutto contento. Attesi 3 minuti, 3 ore, 3 giorni, 3 settimane, poi cominciai a supporre che non sarebbe più venuta. E me ne tornai a casa tristemente pensando, sarà tornata in Danimarca, a piedi in treno oppure in barca. Non ben ricordo, ma lasciate. Son tutto ahimè danimarcato.